Buonasera a tutte e a tutti e benvenuta a questo secondo incontro nell'ambito del progetto UOM di formazione online. Prima di passare la parola a Susanna Ronconi, che condurrà e modererà l'incontro di stasera, presentandovi anche i nostri e le nostre ospiti, giusto due informazioni generali burocratiche. Dunque, già da una settimana, quindi a partire dal 23, dall'incontro scorso, è possibile iscriversi al modulo residenziale, che si terrà il 23, il 24 e il 25 settembre. Ricordo che la scadenza per l'iscrizione ci sono ancora, sono rimasti una decina di posti, ancora sono rimasti pochi posti, e il 10 luglio, quindi ci sono ancora 10 giorni per procedere con l'iscrizione. Ho detto che sono rimasti pochi posti perché ricordo che l'iscrizione è libera, è possibile partecipare con un numero massimo di 25 persone. Se supereremo questa cifra, poi dovremo procedere con una selezione. Tutte le informazioni comunque le trovate online sulla nostra pagina, all'indirizzo di Società della Ragione / WOM, quindi l'acronimo del progetto. E anche lì potete trovare il link all'iscrizione. Altra questione, i materiali. Come la scorsa volta, adesso linkerò la pagina sul Drive nella chat. E nella pagina Drive ci sono tre cartelle, ognuno per ogni incontro, dove vengono condivisi i materiali che poi noi di cui parliamo di volta in volta durante queste formazioni online. E infine, ma non meno importante, invito tutti e tutte a interagire, a commentare, a fare domande nella finestra che trovate sulla destra del vostro schermo, dove potete inserire appunto domande, commenti, suggerimenti, e poi dopo gli interventi programmati ci sarà un dibattito e ne discuteremo. Quindi grazie e a te Susanna. Benissimo, grazie Serena. Allora, anche da me benvenute e benvenuti a questo secondo incontro. Due parole su come lavoriamo oggi e sui contenuti di questa giornata. Questa giornata è dedicata al tema dell'empowerment e del self-empowerment, che, come sapete, è un tema conduttore della nostra formazione ed è un tema conduttore del modello di lavoro con le donne che vogliamo proporvi in questo progetto. Per cui la finalità di oggi è quella di introdurre al concetto e alla prospettiva dell'empowerment e del self-empowerment declinato sotto l'aspetto che a noi interessa, quindi declinato sotto l'aspetto della autoeducazione, la chiamerei, ma poi chiederemo a Micaela di dirci qualcosa su questo, della formazione e dell'autoeducazione e dello sviluppo, no? Del proprio sé nel proprio contesto. E poi quindi entrare, no? Nella prospettiva dell'empowerment. Ma anche poi, soprattutto, collocarlo in quello che è il nostro contesto, che è il contesto del carcere, da un lato, e dall'altro lato è la prospettiva di genere. Quindi cercheremo in qualche modo, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, ma di dare più input possibili per tematizzare questo discorso dell'empowerment con le donne in carcere. E vi presento i nostri relatori e ospiti che ci aiuteranno in questo percorso. Micaela Castiglioni, che è docente di educazione degli adulti e degli anziani all'Università Bicocca di Milano e che è anche promotrice di un gruppo che si chiama NUSA, che vuol dire Nuove Soggettività Adulte, di cui con piacere faccio parte. E che è un gruppo interuniversitario e che ospita non solo docenti, ma anche persone come me che lavorano a livello diverso, nel sociale e nell'educazione per gli adulti, e che è un gruppo appunto che fa ricerca e formazione sul tema dell'adultità e della nuova adultità, diciamo.
E a Micaela, quindi, noi abbiamo chiesto di darci i primi input sulla prospettiva dell'empowerment. Abbiamo poi con noi Carlo Alberto Romano, che è docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, e che abbiamo invitato perché fa anche parte della conferenza nazionale dei delegati e dei rettori per i poli universitari penitenziari. E quindi a lui chiediamo, come dire, una riflessione sull'esperienza dei poli universitari, poi con un focus anche sull'aspetto femminile, no? Sulle donne che frequentano questo percorso, perché ci è sembrato che proprio a proposito di empowerment, la possibilità di seguire un corso di livello universitario stia diventando una cosa molto importante all'interno del nostro circuito penitenziario. Poi Carlo Alberto ce lo racconterà, ma io ricordo, permettetemi il riferimento autobiografico, ai tempi miei, cioè ai tempi del mio carcere, quindi parlo degli anni Ottanta, erano poche le persone che seguivano un corso universitario e che avevano l'opportunità di farlo. E in questi decenni c'è stato uno sviluppo veramente importante di questo, e quindi credo che questa sia una prospettiva dell'empowerment che ci interesserà andare a vedere, insomma. E poi abbiamo con noi Anna Manao e Daniela Bertoldini, che lavorano con l'associazione Il Granello di Senape a Venezia, e che hanno condotto un'esperienza, a mio avviso, molto, molto interessante alla Giudecca, quindi alla carcere femminile, un laboratorio dal titolo Il corpo femminile, sessualità e prevenzione, ma loro ce lo racconteranno poi bene questo, è diventato un luogo, secondo me, abbastanza straordinario di empowerment delle donne, perché forse inizialmente doveva essere, no, più una cosa di informazione sulla salute riproduttiva, sulla sessualità, e invece, insomma, ascolteremo, è diventato un luogo importante di confronto e di crescita delle donne, anche di discorso sui loro diritti. Insomma, dal punto di vista dell'empowerment, secondo me, un'esperienza molto, molto interessante. Quindi, attraverso queste due esperienze e attraverso la riflessione su queste esperienze, avremo, credo, alla fine un'idea un po' più chiara di che cosa può voler dire fare empowerment in carcere, con tutti i suoi successi e possibilità, ma anche con la sua problematicità, perché, insomma, noi tutti sappiamo che il carcere, no, per i suoi dispositivi, è un contesto che può anche essere un contesto particolarmente non favorevole, se non addirittura ostile, al fatto di promuovere autodeterminazione e self-empowerment. Quindi mi viene da dire, cercheremo di navigare dentro questa ambivalenza, cercando di dare a voi che partecipate a questo corso, insomma, un'idea problematizzata e realistica, no? Di dove ci muoviamo. Allora, io darei subito la parola a Micaela, per questa sua, come dire, questo suo introdurci nel tema dell'empowerment e del self-empowerment. Quando Micaela termina la sua relazione, io lascerei uno spazio per qualche reazione, qualche domanda e qualche, insomma, contributo a quello che Micaela ci dirà. Prego, grazie. Grazie a te, Susanna. No, lo dico proprio molto sinceramente, è un tema che mi interessa molto e che mi interessa molto approfondire. Per cui non posso che ringraziare Susanna, ma anche le altre persone che mi hanno dato la possibilità di partecipare. E saluto tutti i partecipanti e le partecipanti. Quando Susanna mi ha chiesto appunto di parlare del concetto di empowerment e self-empowerment, un pochino mi ero preoccupata, devo dire, perché è un concetto molto, molto grosso, ampio e dibattuto. E già dall'introduzione molto precisa che mi ha fatto Susanna si coglie
quanto sia un concetto ambivalente su cui c'è ancora molta ricerca da fare. Parlare di empowerment, self-empowerment, vuol dire introdursi in un'area, in una regione, dai contorni direi permeabili, perché non è una dimensione, appunto, un concetto che si presti ad una sola e univoca definizione, e a seconda delle varie prospettive, dei vari approcci anche di riferimento, approcci teorici, per esempio, le letture sono anche diverse e a volte anche discordanti. La fatica, tra l'altro, poi di dargli, di cercare, ecco, di dargli una connotazione più pedagogica, educativa, no? Più legata quindi alla formazione delle donne e degli uomini adulti di oggi. Perché? Perché è un concetto prevalentemente affrontato dalla psicologia, dalla psicoterapia, dalla psichiatria, nell'ambito per esempio della psicologia del lavoro, degli studi sulle organizzazioni, che, e già questo ci dice però il fatto che sia oggetto prevalentemente di studio di questi saperi. Lo connota come dire, un percorso, una sorta di uscita da una situazione, diciamo, più patologica. Mentre il nostro sguardo è diverso, è differente. E quindi ho cercato di mettere insieme una sorta di puzzle, mi viene da dire. Sono andata a riprendere alcune letture che poi ho anche fatto avere a Susanna per la bibliografia, di taglio più pedagogico-educativo. Allora, anche in queste letture, che cosa emerge però come dato trasversale? Che parlare di empowerment e self-empowerment, la soglia è molto sottile rispetto al concetto di resilienza. Di resilienza, di capacità negativa, vedremo anche se ce la faremo, di strategie di coping, comunque molto di resilienza. Quindi è come se fosse un po' un macro contenitore. Quello che a me ha colpito in relazione anche alla relazione di questa di confronto, discussione di questa sera, è che in fondo se si affronta sia a livello teorico ma anche a livello proprio pratico la dimensione del self-empowerment. Vuol dire che allora si cerca, come operatori, come educatori, eccetera, di interrogarci su come e se, e mi sembra che questo sia quello che vi riguarda, ci riguarda, come se è possibile costruire dei percorsi, dei progetti, delle azioni, compresa la stessa formazione. Che siano rivolti a che cosa? Beh, fondamentalmente a due macro obiettivi: la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita. Quindi, come e se costruire percorsi, progetti, esperienze, contesti rivolti appunto al miglioramento, promozione salute in senso anche molto ampio. E miglioramento della qualità della vita personale, ma siccome abbiamo detto è un concetto anche di ambito organizzativo, ci sta dentro anche il professionale che in questo momento a noi interessa magari un po' meno. Anche se parlando di corsi universitari all'interno del carcere, sono anche poi finalizzati ad una crescita personale, ma anche ad un futuro poi inserimento lavorativo. Che cosa ho cercato poi di evidenziare? Sembra un paradosso, però è proprio la situazione, diciamo, di vita stressante, la situazione di vita faticosa, come può essere l'esperienza del carcere, quindi
Quindi è proprio l'incontro che l'adulto e l'adulta hanno con una situazione di fatica che permette di far emergere, quindi di rendere più consapevole, di renderci più consapevoli, perché comunque tutti ci imbattiamo in situazioni difficili nella nostra vita. Permette di, come dire, far emergere delle capacità di self-empowerment, delle abilità di self-empowerment. E qui allora già si intravede che cosa? Che parlare di self-empowerment mette in gioco la dimensione dell'esterno, del contesto sicuramente. E quindi il contesto del carcere, come già ha detto benissimo Susanna, non sempre facilita il percorso processo di autodeterminazione, però, e questo mi viene da dire è molto importante, il concetto di self-empowerment, la dimensione, rimanda, per fortuna mi viene da dire, anche ad una dimensione molto interna, molto personale e non di personalità. Cioè interna, interiore, personale, di voglia di farcela, no? Di voglia di migliorare, di motivazione. Quindi, come dire, il percorso processo di self-empowerment poggia sulla mediazione, il ruolo che ha il contesto e le azioni che si possono fare concrete all'esterno, e mi viene in mente il percorso che le colleghe hanno fatto alla Giudecca. Ma c'è anche una mediazione che parte dall'interno della persona, in questo caso le donne in carcere. L'altro rischio, cioè no, l'altro, questa è la prima volta che parlo del rischio. Il concetto di self-empowerment, come del resto anche quello di resilienza, va molto preso, no, con le pinze in ambito sia psicologico che pedagogico, e poi mi viene da dire soprattutto in una istituzione come il carcere, perché? Perché tra le varie definizioni, e vi assicuro che sono tantissime e le conoscerete benissimo anche voi, c'è proprio questa, cioè self-empower come processo che porta a che cosa? Alla capacità di funzionare, e qui uso un verbo rischioso, di funzionare in modo adattato e di divenire competente nonostante e proprio a partire dalla situazione critica, dalla situazione di disagio, dalla situazione di fatica. Allora il verbo adattato è, insomma, no? Introduce già una possibilità di rischio all'interno di un'istituzione come può essere il carcere, ma anche di altre istituzioni. Perché? Perché se parliamo di self-empowerment in una dimensione educativa, è vero che l'educazione tutta da quando nasciamo a quando moriamo è un adattamento a, ma è anche vero che ci deve essere l'altra parte del binomio, cioè l'emancipazione. Altrimenti, lo capiamo molto bene, cioè adattamento richiesto da chi, imposto da chi, a che cosa, come. Quindi questa è, come dire, a mio parere, un punto di attenzione molto importante quando nella istituzione carcere, no, si mettono in atto dei percorsi in modo tale che anche diciamo, il vertice, la direzione, il direttore abbia, o la direttrice, abbiano ben presenti che è un percorso di ampliamento, no? Del sé, ma attenzione che non vada incontro ad una poi distorsione da parte dell'istituzione. Perché come c'è un self-empowerment che viene nelle aziende, per esempio, va incontro a quella che è chiamata la distorsione manageriale, così sei più efficiente. Nel carcere magari ci potrebbe essere il rischio del sì, ampliamento di, però nella direzione di un adattamento.
E quindi io credo questo sia un punto di attenzione, quindi non perdere mai di vista all'interno del percorso la dimensione dell'emancipazione. E quindi parlare di self-empowerment sono tutti, secondo me, è un po' una sorta di mappa concettuale che condivido con voi. Non si tratta solo di accompagnare le donne, in questo caso, a far fronte alla situazione, diciamo, faticosa del carcere, che comunque è già qualcosa. Ma se ci mettiamo dentro nella dimensione pedagogica educativa del self-empowerment, dobbiamo andare oltre, cioè dobbiamo far sì di creare appunto delle esperienze, prima di tutto interiori, che siano finalizzate a continuare a svilupparsi, continuare a migliorarsi, ad ampliare il proprio sé. E a costruire, qui uso un concetto di Demetrio, lui lo utilizza rispetto all'utilizzo della scrittura, io lo sgancio un attimo dalla pratica della scrittura, ma è come dire un self-empowerment come un percorso che mi permette di costruire, lui dice rispetto alla scrittura, una sana dipendenza da me stessa e da me stesso. E credo che in questo binomio ci sia molto, no, da dire e da lavorare anche proprio concretamente per aumentare, affinare, migliorare le proprie competenze. Quindi non è un sopravvivere, ma è un poter vivere diversamente. Tanto è vero che quando il self-empowerment viene messo in connessione con la resilienza, il soggetto, no, che sviluppa competenze resilienti, non è il soggetto che non vuol vedere le cose, ma anzi è il soggetto che le vuole vedere molto bene e che semmai, sente che può essere arrivato il momento o magari va un po' accompagnato a capire che c'è la possibilità di vederle diversamente, quindi di rivolgere anche lo sguardo su di me, donna in carcere, che magari ha avuto una storia precedente di deprivazione, ma anche no, uno sguardo diverso. Dimmi tu, Susanna, il tempo perché mi sento incalzata, ho ancora un po' di tempo? Sì, vai, vai, vai tranquilla. Vado, ok. E direi che ci sono due macro letture, potremmo dire, secondo un po' la letteratura anglosassone e la letteratura più di tipo francofono, che però sono anche abbastanza slittano un po' l'una nell'altra. Secondo i vari autori più di tradizione appunto anglosassone, l'empowerment, il self-empowerment è la capacità di padroneggiare una situazione. Il sentimento, cioè il sentire, il percepire, credo che l'abbiamo provato un po' tutti e tutte, il sentimento che possiamo avere di poter avere un po' un controllo. Siamo in una situazione problematica, critica, però sentiamo dentro da qualche parte che non è fuori controllo, che ce la possiamo fare. E quindi è un po' un sentimento del poter padroneggiare la situazione faticosa. Perché? Perché ci si riconosce, ecco, sempre esterno e interno. Ci si riconosce delle capacità personali. E allora il percorso costruito ad hoc, come quello che hanno messo in piedi le colleghe, ma so anche di Susanna con Grazia, il percorso proprio laboratoriale è orientato a tante cose, ma sicuramente a questo, no? Cioè fare riconoscere che ci possono essere delle capacità personali su cui far leva o che possono essere potenziate.
Quindi sempre, e credo che questo sia molto importante, questa mediazione di realtà e azioni concrete esterne, ma anche mondo interno. Perché la prima critica potrebbe essere sì, vabbè, ok, self-empowerment in carcere, però poi tutto rema contro, o magari questa persona non esce dal carcere. E allora a maggior ragione lavorare, no, sulla costruzione di un interno, di una casa interna resiliente, capace di star dentro senza perdere l'autoapprezzamento, senza perdere il senso di sé che viene messo a dura prova, no? Il senso di sé, la stima, l'autostima. Non tanto diversa è la lettura di tipo più francese. I francesi, però, come sempre, hanno una tradizione molto, molto raffinata su questi concetti di resilienza, di self-empowerment, che poi credo che anche Barbara riprenderà rispetto all'autobiografia. Perché ecco, in ambito francofono, come dire, empowerment, self-empowerment è resilienza, è abilitation ed è anche capacitazione. Quindi ritorna una dimensione, no, che si sente spesso nell'educazione degli adulti, Nussbaum, Sen, della capability. Quindi che cosa? Fondamentalmente la capacità anche qui di far emergere delle risorse, delle abilità, delle capability per la partecipazione alla vita della comunità, oltre che per migliorare il percorso personale. Allora mi sembrava importante sottoporre un po' a riflessione, visto che parliamo di comunità carcere, riuscire quindi sì a lavorare sul sé personale, migliorare il tuo percorso personale per autostima, autovalutazione, eccetera, ma anche per una partecipazione proprio alla vita della comunità, in senso anche di una solidarietà che può venire a mancare o può essere, no, molto contraddittoria. E con uno sguardo quindi anche o più critico, ma anche magari più obiettivo. Ecco. Mi queda qualche Sì, no, minuto. no, certo, mi avvio verso la conclusione. E la conclusione che mi almeno a me piace, che interessa, ci vedo dei collegamenti, richiamo molto velocemente. Self-empowerment, poi si va un po' troppo, a mio parere, verso la dimensione psicologica, viene, vabbè, messo in relazione all'attribuzione di causalità interna, cioè non fare sempre dipendere quello che ti accade. Cade di bello o di brutto dall'esterno. Come sono sfortunata, oppure, ah, guarda, è andato bene l'esame, ma perché ho avuto fortuna. Ma accompagnare la persona a riconoscere che i risultati di alcune azioni vanno ricondotti a te, alla tua capacità, alla tua motivazione, alla tua voglia di uscirne, ecco. Tra i vari concetti che vengono messi poi in campo, a me piace molto quello di speranza appresa, qui è Bruscaglioni ed è usato più in ambito organizzativo, la speranza appresa, quindi anche qua. Che non è l'ottimismo, lui lo differenzia, perché la speranza presa presuppone che ci sia o si costruisca, ecco meglio, un atteggiamento attivo, costruttivo, di motivazione da parte del soggetto, in questo caso la donna,
per poter piano piano con alti e bassi, visto che dobbiamo essere realistici, costruire una visione un pochino più positiva di sé in relazione al contesto. Allora questo me lo faceva collegare, e poi chiudo, al concetto di speranza, su quale personalmente in questo periodo sto lavorando attraverso per esempio anche le letture di Borgna, che sottolinea per esempio, no, come in realtà la speranza che ci aiuta, che può andare di pari passo con il self-empowerment, non è la speranza di qualcosa di preciso, di oggettivo, e credo che riguardi molto anche il carcere, no? Di qualcosa che deve realizzarsi domani, questa sera. Lui parla proprio di una speranza come atteggiamento di apertura, come un atteggiamento mentale rivolto a, è possibile che sia, è possibile che avvenga. Ecco. E quindi mi piaceva un po' concludere con questo concetto di speranza, lasciando un po' di speranza. E mi taccio perché non voglio, non ho l'orologio e devo aver sforato un po'. Grazie mille Michela, tantissime cose, non hai neanche sforato tanto, quindi va bene anche sotto questo aspetto. Grazie. Io devo autocensurarmi perché avrei mille cose da dire su tutti gli spunti che hai dato, ma preferisco lasciare la parola anche alle altre e agli altri. Però abbocco su un paio di questioni, soprattutto che sono molto inerenti la nostra proposta, no? Di autoformativa, diciamo. E intanto, naturalmente, noi la nostra proposta è di tipo pedagogico, no? Appunto. Quindi siamo state mille passi indietro dall'approccio psicologico, terapeutico, eccetera, anche se chi ha questo tipo di esperienza sa che spesso il confine è poroso, no? Perché quando nel laboratorio una donna comincia a piangere perché le hai evocato una serie di cose, le stai accanto, allora le stai accanto in maniera di accudimento, in maniera pedagogica, ma no, chissà. Quindi in questi contesti poi le cose accadono, ma sicuramente l'intento è di tipo autoeducativo. Anche se io voglio dire questo, quando tu dici spesso il percorso che di sostegno all'empowerment comincia da una crisi, è certo, però mi verrebbe da dire tutti i percorsi di cambiamento cominciano da delle crisi, no? E quindi in questo modo qui la carcerazione, che è un punto di caduta di una crisi, forse può essere anche una spinta. E su questo mi piace ricordare che ci sono alcuni autori proprio che sull'empowerment lavorano, che dicono si comincia da una crisi, ma cominciare a fare empowerment vuol dire produrre una rivolta contro la crisi. Allora, la parola rivolta contro la crisi la aggiungo a tutte le parole che tu ci hai suggerito, perché mi sembra una prospettiva interessante. L'altra cosa che mi sembra interessante, su cui però lascio davvero la parola agli altri, è il rapporto interno-contesto, su cui tu ci hai dato molti input. E devo dire che il contesto entra nel lavoro di empowerment in mille modi diversi, però ne cito due rispetto al nostro contesto specifico. Uno è il contesto carcere, come tu hai detto, che è la cornice dentro cui queste esperienze avvengono ed è la cornice dentro cui le donne vivono. Anche se devo dire, nella nostra esperienza di carcere noi abbiamo parlato pochissimo con le donne, perché abbiamo cercato di suggerire alle donne di parlare della loro vita adulta prima e anche un po' a prescindere, possibilmente. Questo proprio per tenerci aperto il fatto che non volevamo aiutare le donne a resistere in carcere, ma volevamo sostenerle in un discorso di sviluppo di sé, no? Allora, ultima cosa, mi è piaciuto molto questo accenno che tu hai fatto tra l'adattamento e lo sviluppo di sé. Il nostro sguardo va verso lo sviluppo di sé,
Però Sì. è vero quello che tu dici, tutte le nostre vite stanno tra questi due poli. E in carcere soprattutto, perché in carcere se un po' non mi adatto, non sopravvivo. Ma se mi adatto troppo, perdo il mio me adulto. E quindi mi arrendo in buona sostanza all'istituzione totale. Allora, questo gioco interno e esterno e adattarsi e svilupparsi mi sembrano due coppie, no? Di termini che sono molto interessanti e davvero ci possono guidare nel ragionare su che cosa può essere empowerment lì dentro. E poi appunto propongo questa parola, crisi rivolta, perché secondo me è un discorso di riscoperta della propria forza. Comincia quando io comincio a ribellarmi al mio stato di crisi, no? Se non ho un momento di ribellione e di rivolta, il processo di empowerment rischia di non decollare. E allora noi che facciamo i facilitatori, no, di un percorso di autoeducazione, questa spinta alla rivolta, fatemelo dire così, beh, penso che dobbiamo averla in filigrana, insomma, nelle cose che andiamo a fare con le donne. Chiedo a chi vuole, delle presenti che hanno parola, di prendere parola su questo, ma anche ai partecipanti di scrivere in chat delle osservazioni e delle domande. Potrei aggiungere una cosa, visto che appunto per trovare un collegamento giusto con l'empowerment in ambito psicologico. Allora, come voi sapete, l'empowerment, anche se diciamo nasce in ambito di empowerment individuale, però poi ha avuto applicazioni anche di empowerment collettivo. Penso appunto alle esperienze anche di molti decenni fa. Statunitensi di empowerment di comunità del private. E penso che questo per noi sia interessante perché in quelle esperienze di empowerment c'è proprio l'esterno e l'interno, cioè l'esterno c'è, come dire, potenziamento nel senso di rendere le persone, consapevoli dei loro diritti e quindi tutto un lavoro di advocacy che fa verso l'esterno. E poi c'è la parte, diciamo così, più interna che è di riconoscimento della propria cultura, no? Diciamo, dei propri legami anche, della propria solidarietà, insomma, e così via. Questo diciamo in generale. Ecco, un'osservazione mi veniva proprio per alcune frasi che trovo molto suggestive, appunto, di Michela, cioè. L'empowerment, rimaniamo proprio alla lettera, è dare potere, è puntare sulla voglia di farcela, come dicevi, quindi sugli aspetti di potenza. Allora, dobbiamo però essere, io, come dire, sono molto affezionata, tra parentesi, li ho molto adoperati anche in altri ambiti, diciamo, concetti come empowerment. Capacità di coping, resilienza, eccetera. Ma mi rimane sempre, come dire, un problema che credo che vada tenuto presente. Sono tutti concetti che nascono in un determinato contesto socioculturale. Sono cultura statunitense, cioè sono molto concetti utilizzati in psicologia di comunità e siamo in quel contesto. Yes, we can. È un grande patrimonio, ma dobbiamo sapere che poi c'è la dimensione dello scacco, la dimensione della vulnerabilità. Ora, a me non, come dire, piace poco questo concetto perché è stato distorto, cioè individuare la vulnerabilità come caratteristica umana di tutti noi è diventato un termine che indica appunto persone in difficoltà e quindi portatore di stigma in sostanza, sono gruppi vulnerabili e questo per cui però ecco come poi sta la questione dello scacco diciamo che è l'altra faccia del Yes We Can, dobbiamo sempre tenerla presente soprattutto quando facciamo lavori in contesti così. Ecco, l'ultima cosa
Rispetto al discorso che già ha ripreso Susanna sul, come dire, l'ambiguità del funzionamento adattato, soprattutto in un contesto come quello del carcere, a me viene in mente una frase, di, una detenuta, non mi ricordo se nella prima o nella seconda ricerca che abbiamo fatto, quando lei diceva: "Non ti far mettere il chiavistello nel cervello". Con questo intendeva, come dire, lo sforzo enorme, che viene fatto e che tra parentesi è anche documentato in letteratura, non solo italiana, di rimanere fedeli a se stessi. Allora, questo sforzo di rimanere fedeli a se stessi non è facile con la questione dell'adattamento, nel senso che a me è parso di individuare che c'è anche una strategia, che, come dire, per rimanere il più possibile fedele a se stessa, io mi adatto il più possibile, cioè in qualche modo mi scindo, sono la detenuta. Mi adeguo il più possibile, come dire, non voglio essere coinvolta più di tanto, e questo lo faccio per mantenere l'altra parte. Naturalmente, come tutte le strategie di scissione, non, hanno i loro inconvenienti e in genere non sono molto efficaci in qualche modo, no? Perché naturalmente questo poi sconfina nella della propria situazione, però bisogna tenerlo presente e credo che sia una questione delicata in qualche modo. Io vedo la questione dell'adattamento non solo e non tanto rispetto a come lo può sfruttare, diciamo, no, il carcere e così via, ma come possono in qualche modo padroneggiarla, giusto appunto, le detenute rispetto a questa questione. Voglio rimanere fedele a me stessa. Scusate, finito. Qualcun altro vuole? Perché io ho anche, c'è anche una domanda da parte dei partecipanti, però Michela, di pure. Sì, volevo solo dire una cosina perché mi ha colpito molto, sarà veloce, quanto diceva adesso Grazia, che ringrazio per averlo detto, perché in effetti, arrivando tutto ciò prevalentemente dalla cultura americana, bisogna recuperare, in effetti è vero, l'altra dimensione più sottile, ma molto importante, quindi, di non considerare, no, appunto il self-empowerment o le capacità resilienti come l'essere onnipotenti, perché poi si va incontro giustamente alla sconfitta. Come dire, tanto vero che io ricordo di aver seguito una tesi un po' di anni fa, dove riprendendo un autore, Sirulnik, che si occupa molto di resilienza anche in situazioni di guerra, eccetera, lui sostiene in un suo libro, la persona che sviluppa atteggiamenti di resilienza o self-empowerment non è Superman, ma è Batman. Perché è giustamente come suggeriva Grazia, e sono pienamente d'accordo, self-empower è anche la presa in carico del proprio limite, della propria sofferenza, della propria vulnerabilità e potersi chiedere, no, quanto è trasformabile e quanto non lo è, come in fondo nella vita di ognuno di noi. Ci tenevo molto, ecco, a riprendere questa riflessione di Grazia. Grazie Michela, questo è importante e ci riporta al nesso individuo-contesto, nel senso sono d'accordo anch'io, ci può essere anche una lettura che definirei iperliberista dell'empowerment, iperliberista nel senso tutta la responsabilità e la potenza sta sull'individuo, nulla spetta al contesto. Ora, forse così Certo. sarebbe dalla mia prospettiva assolutamente deleterio, no? E quindi di nuovo il rapporto contesto-individuo, quindi questo è un punto importante. Volevo leggervi una domanda che arriva da Pier Alfonso, che è uno dei nostri partecipanti e che è indirizzata a Micaela,
lui chiede quanto è importante la competizione per l'aumento dell'autostima dell'individuo. Può sembrare qualcosa di controproducente, ma credo che il confrontarsi con gli altri e il rilievo delle differenze del sé dagli altri sia imprescindibile per il self-empowerment. Un approccio educativo può partire allora da un contesto di sfida verso chi ci sta attorno? Certo, domandona, domandona, e mi viene da dire questo. Beh, c'è una sana sicuramente competizione, come c'è un sano narcisismo, che sicuramente ci aiuta a riconoscerci le capacità, a migliorarle, a maturarle, eccetera. E quindi anche l'educazione in fondo è orientata a coltivare un sano senso di competizione, se è riconoscimento appunto di capacità, soddisfazione rispetto alla tua vita, al tuo lavoro, eccetera. Però mi viene da dire, e già me l'aveva suggerito anche l'intervento di Grazia. Attenzione, in tutte le organizzazioni, le istituzioni, compreso il carcere, l'organizzazione aziendale, a non entrare nella zona grigia di Primo Levi, di cui parla anche Varchetta in un libro molto bello che non so se vi ho consigliato, mi pare di sì, un andare pensando. Primo Levi, la zona grigia, perché? Perché la competizione, quando va oltre una certa soglia, ti porta a voler a tutti i costi entrare nel cerchio magico, no? Di chi ha la leadership, il potere, faresti di tutto per entrare lì, e c'è poi quella zona grigia, dove non, come dire, non sai più chi sei. Viene in un certo senso messa in crisi la tua autenticità, pur di raggiungere quell'obiettivo. Ecco, non so se ho dato un minimo di risposta. Se posso aggiungere una cosa, nella mia esperienza di sostegno al self-empowerment, pensando proprio al contesto, e quindi il contesto sono anche le relazioni con l'altro, nel self-empowerment, ma questa è una questione anche di propria prospettiva, ma a mio avviso paga molto di più la cooperazione piuttosto che la competizione, perché personalmente vedo il self-empowerment come capacità di attivare attorno a sé delle risorse e quindi di vedere l'altro più come risorsa che come competitor. Suggerirei una lettura di questo tipo, però questione aperta. Abbiamo ancora qualche minuto se i presenti vogliono dire qualcosa prima di passare ad aggiungere materia attraverso le esperienze. Non so se Carlo Alberto, Daniela, Anna vogliono dire qualcosa o se Barbara, chi c'è? Se posso commentare, devo dire che questa lettura molto interessante che ho sentito esposta e commentata da voi mi ha convinto della pertinenza dell'argomentazione che è stata scelta oggi e affidata a me, cioè quella del ruolo dello studio universitario. Perché all'interno del dibattito dei delegati e dei rappresentanti degli Atenei per l'accesso agli studi universitari in carcere esiste una sorta di discussione permanente che va esattamente in questa direzione, seppur declinata con un altro lessico e con una diversa configurazione concettuale. Ed è in qualche modo la ripresa di quella visione sull'ambiguità di cui ci avete parlato fino a questo momento. Cioè l'idea che l'università che entra in carcere debba occuparsi esclusivamente della didattica,
e quindi il suo intervento vada rinchiuso esclusivamente nel settore e nelle potenzialità, se vogliamo, della didattica, oppure, e io non aderisco a quella tesi, ma aderisco a questa seconda, che l'università che si occupa del carcere sia l'università che sta svolgendo la terza missione, dove entra invece tutta un'altra visione, e credo ci stia esattamente quello che in qualche modo è scaturito dalla riflessione che abbiamo appena sentito. Quindi bene, sono davvero lieto di poi offrire un contributo che spero in qualche modo possa ulteriormente arricchire questa che trovo una dimensione valutativa estremamente pertinente. Grazie. Grazie Carlo Alberto. Se non ci sono altri desideri di intervenire adesso, abbiamo sempre tempo di intervenire poi durante i lavori, io approfitterei per lasciare la parola a Carlo Alberto allora per il suo intervento. Ricordo che, perché magari non tutti i partecipanti erano già presenti quando abbiamo fatto le presentazioni, che Carlo Alberto è appunto docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Studi di Brescia e fa parte appunto della conferenza nazionale dei poli universitari, quindi di questo straordinario fenomeno che insomma è in grande crescita negli ultimi anni, di accesso di persone detenute, donne e uomini, con una differenza tra donne e uomini, sentiremo anche quale, alla possibilità di una formazione universitaria che noi leggiamo come straordinaria opportunità di empowerment. Prego Alberto allora. Grazie a tutte e a tutti per l'attenzione e per la condivisione. Allora, sì, io sono il delegato presso la CNUP. Devo dire che nel mio ruolo gioca una parte non indifferente il fatto che io sia anche delegato del mio rettore, nel mio Ateneo, alla responsabilità sociale per il territorio dell'università. Ed è in questo senso che quel tipo di ragionamento che ho appena espresso vede in me una posizione estremamente convinta, quindi sul ruolo che l'università debba avere al di là della gestione della didattica e quindi dell'individuare percorsi che possono produrre laureati, come è tradizionalmente compito della didattica. E aggiungo, io mi occupo di esecuzione della pena, di carcere, di percorsi esecutivi, da molto prima che diventassi il delegato del rettore su questo fronte, per interesse personale e per, come dire, aver declinato anche questo interesse in un impegno da volontario, e sono presidente di una ONG da molti anni che si occupa appunto di temi relativi all'esecuzione della pena, sia infra sia extra, e su questo poi aggiungerò qualcosa. Tornando all'argomento che mi è stato affidato, vorrei iniziare con un inquadramento, sostanzialmente è necessario per capire di che cosa stiamo parlando, poi passeremo al dimensionamento, ma prima collochiamolo in una cornice che è una cornice innanzitutto normativa. La formazione universitaria è prevista e fin da subito dico astrattamente tutelata da alcune norme, fra le quali ovviamente ricordiamo innanzitutto la 354, che all'articolo 19, che si intitola istruzione, afferma come sia agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati. La scelta della voce verbale agevolato, agevolare, accompagnerà purtroppo a lungo nella sua ambivalenza lo sviluppo dell'accesso agli studi universitari in carcere. Il regolamento di esecuzione, all'articolo 44, il regolamento di esecuzione del 2000, all'articolo 44 titolato studi universitari, sancisce che detenuti internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitario che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione sono ancora una volta agevolati per il compimento degli studi. A tal fine sono stabilite le opportune intese, eccetera. All'articolo 45 definisce anche alcuni possibili benefici economici per gli studenti che a conclusione di ciascun anno scolastico abbiano conseguito determinati risultati. Allora, quindi, da una parte 354 e dall'altra parte regolamento di esecuzione, il 232. Faccio riferimento anche al documento degli Stati Generali, che è, a mio modo di vedere, una delle
dei documenti che ha saputo maggiormente guardare al tema dell'esecuzione penale e del carcere con una visione assolutamente lungimirante e illuminata. Purtroppo sappiamo infatti come sia stato soltanto parzialmente recepito e forse anche non nelle sue parti migliori. Il documento finale degli Stati Generali, nella parte seconda, ha opportunamente sottolineato come molte delle disposizioni normative che hanno disegnato la vita penitenziaria e l'area penale esterna sono rimaste senza attuazione effettiva. E questo è uno dei punti, quello dell'accesso agli studi universitari, ove, a mio modo di vedere, maggiormente questo è percepibile. Inoltre, sempre prosegue il documento, l'ordinamento penitenziario comprende l'istruzione tra gli elementi del trattamento, e lo sappiamo bene, precisando che il compimento degli studi universitari è agevolato nell'ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza. Di qui la raccomandazione del documento per l'introduzione di una norma più cogente riguardo al diritto dell'istruzione, ed era esattamente centrata questa osservazione, era assolutamente opportuna. Dobbiamo superare l'idea dell'agevolazione e dobbiamo andare verso una forma di tutela che sia più cogente rispetto alla mera agevolazione. Nella parte quarta, il documento degli Stati Generali propugna un'attenta considerazione di tutto ciò che attiene al diritto allo studio, in generale, più specificamente con riferimento all'esercizio di tale diritto da parte di coloro che sono iscritti a un corso universitario. La strada da indicare sembra essere quella di insistere nella creazione di poli universitari penitenziari, un'esperienza già largamente diffusa con esiti più che soddisfacenti. E devo dire che in questo senso il nostro paese per una volta è un punto di rappresenta un punto di vista estremamente seguito da altri paesi, da altri ordinamenti, visto che il percorso che abbiamo fatto noi per l'accesso agli studi universitari è un percorso per molti versi che non ha analoghi in altri paesi occidentali. Occorre pertanto adoperarsi per una più capillare diffusione dei poli per garantire che gli studenti detenuti possano avvalersi di una crescente offerta di sussidi didattici nel tentativo di ridurre la situazione di svantaggio che li caratterizza e di gratificarli per l'impegno che devono profondere. Quasi superfluo rammentare l'importanza della teledidattica e con riferimento alle prove di esame delle videoconferenze. E qui ci sarebbe da aprire tutto il capitolo di cosa ha rappresentato il Covid anche in termini di regressione rispetto a risultati che erano stati raggiunti e per certi versi di inaspettate aperture. Inaspettate perché improvvisamente si è scoperto che quello che si chiedeva da tempo e che sembrava impossibile, tutto sommato invece si poteva fare. Ma diamine, se si è potuto fare con il Covid, si deve continuare a poter fare anche in altre situazioni, non soltanto in quelle emergenziali, ma questo è un discorso vecchio. Anche nella parte ottava del documento si sottolinea che appare di fondamentale importanza nella formazione di una più matura consapevolezza del significato e della funzione della pena, riuscire ad avvicinare a questa tematica soprattutto attraverso l'opera informativa e formativa della scuola, che potrebbe svolgere un compito prezioso e insostituibile, tanto più efficace se istituzionalizzato attraverso intese tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca, eccetera. E qui c'è un punto interessante. Anche il mondo accademico, artistico e sportivo può esercitare un'azione culturale di ampio rilievo, mediante la promozione di ricerche, convegni, confronti, mostre, pubblicazioni, rappresentazioni teatrali e documentari. Ve lo dico perché la CNUP, ormai istituzionalizzata e come dire, rappresentata anche dimensionalmente in modo importante, si è suddivisa il proprio lavoro in quattro sottogruppi che lavorano piuttosto assiduamente. I quattro sottogruppi sono rappresentati da settori in qualche modo facilmente immaginabili. Uno ve l'ho detto, è la didattica, l'altro è ovvio, è la ricerca, i primi due pilastri dell'università. Poi c'è un terzo sottogruppo che è quello della organizzazione, che è fondamentale per riuscire a gestire il ponte fra l'esterno e l'interno, ma in termini accademici, in termini universitari. E poi c'è il quarto gruppo che coordino io, che ho l'onore di coordinare io, che è proprio quello sulla terza missione, i rapporti con il territorio, che ha
quello sviluppo potenziale, a mio modo di vedere, enorme. Cioè è il contesto nel quale si possono trovare forme di sviluppo, percorsi di sviluppo, aree di sviluppo ancora maggiori rispetto agli altri, soprattutto fermo restando i numeri di cui fra poco vi darò, cioè no, i numeri degli iscritti, i numeri degli studenti detenuti. Fatta questa premessa sulla tutela astratta normativa, dobbiamo dire che in letteratura vi è grossa convergenza da parte degli studiosi che hanno rimarcato l'esercizio del diritto allo studio come fondamentale, non stiamo a dire cose ovvie, specialmente quello universitario, vi è una speciale, specifica attenzione, una notevole sottolineatura sul fatto che il diritto, l'accesso allo studio, il diritto allo studio appaia un'opportunità fortemente limitata, all'interno della quale la storia dei poli universitari e degli impegni delle università negli istituti penitenziari è storia spesso casuale di un incontro tra diversi elementi, interessi esplicitati dai detenuti o rappresentati da chi è in contatto con loro, le loro famiglie, i volontari, spesso gli avvocati, sensibilità e disponibilità di specifiche direzioni di istituti o provveditorati regionali, ma qui navighiamo nell'eterogeneità più ampia, da direttori illuminati che si sforzano per e capiscono l'importanza di un percorso di questo genere, a resistenze ridicole, delle quali siamo testimoni, ridicole, non posso usare un altro termine, di fronte a eccezioni che ancora recentemente ho sentito eccepire rispetto agli studi e a cosa rappresentino e alla funzionalità degli studi e alla potenzialità degli studi, proprio in quel senso che diceva prima Susanna, della rivolta, della crisi, del potenziamento della persona, della capacità di attivazione delle risorse delle persone, e ci si trova di fronte a un direttore che così burocraticamente nega tutto questo, trovando il solito cavillo che non è difficile da trovare nel contesto penitenziario. Sappiamo che se si vuole esprimere un diniego non è difficile esprimerlo. Ecco, questa è una situazione purtroppo, a mio modo di vedere, difficile da superare. Le molte esperienze nate nelle diverse università e carceri sono sempre nate dalla specificità e dunque casualità di questo incontro fra questi diversi elementi, come succede per tante altre opportunità che si sperimentano nelle istituzioni penitenziarie, tutte quelle culturali, lavoro, teatro, le iniziative culturali, la formazione e peraltro come a ogni altro aspetto della vita della stessa istituzione carceraria. Risentono delle condizioni particolari di ogni istituto, del tipo di popolazione detenuta, della modalità di esercizio della leadership, quindi della dirigenza, del clima interno, dei rapporti tra area trattamentale e area della sicurezza. Tanto più sono conflittuali, tanto maggiore è la difficoltà, è ovvio. Delle condizioni strutturali di affollamento, vabbè, non voglio dire cose ovvie. La possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario dunque non è disponibile per tutti, come astrattamente dovrebbe essere e come la norma ci indica. Alcune aree e alcuni istituti penitenziari non offrono, almeno al momento, o almeno in certi momenti e in certe situazioni, questa opportunità. Quindi vi è un contesto che è discriminatorio. Sul fronte universitario, il senso dell'impegno delle università, come è andato strutturandosi negli anni, si colloca su diversi piani. Su questo ho fatto recentemente una riflessione in un interessante seminario internazionale al quale ho avuto il piacere di partecipare con i colleghi francesi, che non hanno una situazione analoga alla nostra, direi, anzi che sono arretrati da questo punto di vista e che guardano all'Italia come una fonte di notevole apprendimento, ma ai quali abbiamo fatto presente che tutto sommato certi successi innegabili che la CNUP, intesa come conferenza che garantisce l'accesso agli studi universitari, ha conseguito, sono da ricondursi più a quell'incontro degli elementi casuali e specifici di cui vi ho parlato in precedenza, che ha una seria e strutturata visione.
E questo deve essere tenuto ben presente per non pensare che il modello italiano, come dire, sia il modello garantito dalla cornice normativa. Non è così. Non è così. Sul fronte dell'impegno delle università, quindi si colloca, abbiamo visto diverse configurazioni. Università che adempiono a un dovere imprescindibile, quello di garantire a tutti coloro che lo desiderano e hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio, facilitando attraverso apposite misure e agevolazioni l'esercizio di questo diritto anche per chi si trova in condizioni detentive, con il solo limite di alcune situazioni strutturali che non si possono realizzare, esempio l'accesso ai laboratori per chi non possa godere dell'esecuzione penale esterna. Offrire occasioni di formazione per gli studenti che affrontano queste tematiche sotto diversi profili di studio. Criminologico mi riguarda da vicino, ma ce ne sono molti altri, evidentemente sociologico, psicologico, giuridico, eccetera, anche attraverso forme di didattica alternative che abbiamo sperimentato, lezioni o corsi in carcere, studenti che entrano in carcere e studiano insieme ai colleghi detenuti, detenuti che escono e vengono a frequentare le lezioni in università. Garantire attenzione per il contesto carcerario facendone oggetto di studi e ricerche scientifiche, e questo lo si faceva già prima, ma evidentemente l'università che entra lo può facilitare. Alcune risposte che il DAP nel tempo ha sempre ha presentato, come dire, opposto a richieste di ricerca, io stesso, molti anni di frequentazione degli istituti penitenziari con finalità di ricerca, me ne sono sentite opporre, vi dicevo a volte anche con motivazioni francamente risibili, possono essere in qualche modo, possono diminuire laddove si crei un rapporto pregresso in cui l'istituto, il provveditorato, comincia a conoscere l'Accademia e vede che l'Accademia è un luogo dove si può fare ricerca che diventa utile per tutti, tutto sommato. Non è, come dire, il luogo dei curiosi che vogliono mettere dentro il naso e andare a evidenziare le cose che non funzionano. A parte che sarebbe molto facile evidenziare le cose che non funzionano in carcere, però c'è anche un modo di fare ricerca che cerchi di evidenziare appunto quali sono i territori di costruzione positiva per il tema del trattamento e dell'esecuzione della pena. Ancora, fornire opportunità di formazione e di aggiornamento per il personale penitenziario, una partita apertissima sul punto. Davvero potrei citarvi molti esempi. Il tempo mi impedisce di aumentare la portata della mia relazione entrando in esemplificazioni molto dettagliate, ma da questo punto di vista, ancora una volta, l'eterogeneità dei territori e delle situazioni fa sì che ci siano territori e atenei che lavorano e offrono risorse formative agli istituti penitenziari e anche alla polizia penitenziaria. E capite bene che questo è fondamentale. Cioè, noi lavoriamo nel nostro ateneo ormai da qualche anno con un corso di formazione sui diritti umani, si chiama Prison for Human Rights, cioè abbiamo usato questa tematica, che è una tematica trasversale, per costruire un gruppo di detenuti con i quali individuare appunto in modo trasversale un argomento sul quale poi sviluppare tutta una serie di riflessioni. Che non andassero nella semplice doglianza del qui dentro i diritti umani sono limitati o addirittura negati, e sappiamo bene, e gli esempi di questi giorni drammatici lo affermano e lo testimoniano addirittura con brutalità, ma che andasse anche nella direzione di che cosa puoi fare tu per i diritti umani degli altri. E in questo senso mi pare che la collocazione in un percorso di self-empowerment andrebbe benissimo. Immaginatevi riuscire a coinvolgere anche la polizia penitenziaria, che invece naturalmente rispetto a questi temi li guarda con sospetto. Ieri mi è capitato di fare una battuta nel momento in cui avevamo la nostra riunione tra coordinatori dei gruppi e della CNUP. In un momento di frustrazione di una collega che ha scritto molto e conosce molto bene il carcere e che diceva: ma che visione ha il DAP? Qual è la visione del DAP? Non ha nessuna visione. In un momento di sconforto io gli ho detto: guarda che non è vero che non ha una visione. Il DAP ha una visione
per citare, come dire, un concetto a noi caro e radicato nel tempo, di riduzione del danno. Solo che il danno siamo noi. E quindi a volte dobbiamo renderci conto che anche la nostra stessa presenza può diventare problematica. In quel percorso adattivo a cui si faceva riferimento, cerchiamo di fare in modo che la nostra presenza, magari guadagnando un pezzettino per, giorno per giorno, possa diventare comunque uno strumento di veicolazione di proposte positive. E questa del coinvolgimento della polizia penitenziaria, ad esempio, a ragionare sui temi dei diritti umani, mi parrebbe davvero un grande risultato. Accompagnare e sostenere con studi, iniziative di formazione e consulenza le realtà e le istituzioni che a vario titolo operano in carcere come impegno di responsabilità sociale, cosa che facciamo ad esempio anche qui nel territorio dove mi colloco io: supporto al volontariato, supporto ai dall'università è nata l'idea di una relazione con la comunità islamica locale che ha prodotto un percorso di formazione delle guide spirituali che oggi entrano in carcere e gestiscono i detenuti musulmani in carcere. Siamo riusciti a superare la condizione di alterità e di conflittualità che generava, lo ammetto, una serie di problemi, a fronte oggi di una collaborazione che va nella direzione di consentire l'ingresso a guide spirituali che diventano in qualche modo anche promotrici di una visione esterna sull'esecuzione penale esterna o sul post fine pena per soggetti che altrimenti sarebbero completamente allo sbando, soggetti che poi diventano destinatari di ciao che pregiudizio, ciao che stigma, se non hanno almeno l'apporto della comunità a cui appartengono, e questa comunità non hanno a volte altri strumenti per avvicinarla e per interagirvi se non all'interno del carcere, quindi il carcere che diventa uno strumento di crescita. Scusa Carlo Alberto, ce la fai in 5 minuti? Sì, ce la faccio. Nella prospettiva dei detenuti lo studio universitario può assumere diversi significati, e qui mi avvicino di più al senso della nostro incontro odierno: esercitare un diritto che ha fondamento nel principio che la privazione della libertà non può e non deve implicare la compressione di altri diritti, è una condizione di sofferenza aggiuntiva, ça va sans dire, ma meglio ribadirlo, e l'accesso agli studi universitari può essere uno strumento per ribadirlo. Dare un senso a un'esperienza difficile, l'avete detto voi benissimo, prospettare un futuro per ciò che verrà dopo il carcere, non solo per il valore che può avere un titolo di studio, le competenze acquisite, ma perché l'individuo potrà rappresentare al mondo esterno, la sua famiglia, chi lo conosce, il suo gruppo etnico, il suo gruppo religioso, il suo gruppo linguistico, e a chi, una diversa modalità di autorappresentazione, un'immagine di sé diversa dallo stereotipo che tendenzialmente e purtroppo inevitabilmente accompagna gli ex detenuti. Ora vado a dirvi due parole sulla CNUP. La Conferenza Nazionale dei Poli Universitari è stata istituita presso la CRUI il 9 aprile del 2018 per strutturarsi in maniera permanente, e grazie al lavoro della CNUP oggi siamo arrivati a una situazione di questo tipo. Dovreste vedere, perché ho chiesto la condivisione, un documento. Mi date un rimando perché io non ho più lo schermo. Sì, lo vediamo. Perfetto, quindi lo vediamo rapidamente, così chiudo nei tempi concordati e ragionevoli. Queste sono le università con iscritti alla CNUP, come vedete cominciano a essere un buon numero. Questo è l'elenco degli istituti penitenziari, arriviamo a questo numero. Poi ci sono istituti penitenziari presso cui vi sono i nostri studenti iscritti, non è interessante leggerli, scorro rapidamente, vediamo i totali. Totali iscritti, anno accademico 2021 per tipologie, numero complessivo 1034, di cui maschi 970, di cui femmine 64. Rapporto di genere, evidenziato nella torta. Numero totale iscritti per università, anche qui un istogramma con dei numeri, iscritti per università in regimi speciali e in esecuzione penale esterna, qui per esempio vedete il mio territorio ha una forte componente rispetto alle dimensioni ovviamente di esecuzione penale esterna, e lo si vede anche nei nostri iscritti che per la maggior parte sono in esecuzione penale esterna, ma è il frutto di un lavoro retrostante, vi assicuro, impegnativo.
queste sono cose universitarie sul numero dei dipartimenti, direi che possiamo anche vederle con minor attenzione. Dipartimenti che agiscono nella NUP, numero degli iscritti per tipologia di corso di laurea, 13% magistrali, 87% triennali. Aree disciplinari, anche questo è interessante, vedete la torta, vabbè, inutile che la legga io, potete vedere tranquillamente la corrispondenza tra i valori percentili e le aree rappresentate. Poi andiamo sulle tipologie dei disciplinari, dei corsi di laurea, e vabbè, direi che non voglio aggiungere altro su questo. Un'ultimissima riflessione sulle donne detenute, studente e iscritte all'università. Personalmente ho avuto, volevo togliere, scusate la condivisione, così ho, perfetto, grazie, ho il polso della situazione. Ho avuto il piacere di accompagnare alla laurea quattro studentesse detenute nel corso di questi anni, anzi per la verità tre, una è prossima ma la considero ormai quasi un percorso finito. Che riflessioni mi hanno dato queste quattro donne rispetto ai loro colleghi detenuti maschi con i quali ho avuto modo di interagire e che numericamente e dimensionalmente avete visto sono maggiori? Beh, sono state quattro esperienze molto forti. Erano quattro donne detenute con reati molto gravi, con carcerazioni lunghe. Tre di queste erano anche detenute molto famose, e ci tengo a sottolinearlo, perché l'accesso agli studi universitari, il divenire studente universitario, studentessa universitario, per queste studentesse è stato un momento fondamentale, perché in qualche modo è stata proprio quella rivolta anche dalla dimensione mediatica nella quale erano state collocate dal loro reato ha consentito. E quindi una sorta di passaggio ad un'altra configurazione e a un'altra identità, chiamiamola così, che in qualche modo ha consentito poi di far scaturire quelle risorse, quel potenziale di cui avete egregiamente parlato voi. Ho proprio visto in questi esempi che ho seguito personalmente quei percorsi che voi avete ipotizzato. Un'ultimissima riflessione sul fatto che di queste quattro donne, appunto tre erano molto famose, a volte la celebrità mediatica diventa però un privilegio, nel senso che altre detenute meno, passatemi il termine, importanti e quindi con un occhio di riguardo inferiore, non so se a parità di condizioni avrebbero potuto concludere ugualmente il loro percorso con l'apporto che è stato fornito loro, vuoi dalle istituzioni, vuoi dalla comunità esterna e vuoi da tutta quella serie di convergenze che ho cercato molto rapidamente di tracciarvi in precedenza. Questa è una critica, ma è parzialmente anche una suggestione, cioè significa che avviare un percorso, come dire, di attenzione, di considerazione e quindi di potenziamento delle risorse garantisce comunque il raggiungimento del risultato, non soltanto dell'iscrizione ma addirittura di arrivare alla laurea, e questa credo che in qualche modo possa essere una strada interessante da indicare al vostro percorso di formazione. Grazie, spero di essere stato nei termini. Certo, grazie molto Carlo Alberto, molte suggestioni anche qui. Se qualcuno vuole abboccare subito, io però proporrei ai partecipanti di tenere le proprie domande alla fine anche del prossimo intervento, perché mi sembra di vedere che molte cose che stanno venendo fuori sono trasversali, no? ai diversi ambiti e alle diverse esperienze. Io faccio solo un paio di sottolineature. Guardavo la torta, no? Con i numeri, e in fondo le donne sono poche, però rispettano la percentuale delle presenze femminili nel carcere. Quindi tutto sommato credo che possiamo dire che il loro accesso non mi sembra particolarmente penalizzato. Poi chiaro, bisognerebbe andare a vedere dentro le storie, no? Quest'ultimo accenno che tu facevi sul reato importante, che quindi può funzionare
Mi hai fatto venire in mente che da parte dell'istituzione penitenziaria potrebbe esserci una sorta di scommessa trattamentale, cioè ti faccio vedere che il reato era grave, ma insomma noi siamo bravi, lavoriamo bene, quindi le cose funzionano. Mi viene in mente anche una cosa del genere. E quindi sarebbe interessante andare a vedere le altre, no? Quelle che stanno seguendo i corsi, chi sono, insomma, da che contesto vengono, eccetera. Ma questa è una considerazione in più. No, mi colpiva molto invece questo discorso proprio a proposito del reato, di come questo percorso universitario sta dentro quello che nell'empowerment, lo diceva anche Michele, l'hai detto anche tu, va diciamo sotto il nome di apertura di possibilità, cioè di come questo percorso possa portare la persona a non aderire in maniera piatta e passiva al proprio reato. Quando noi diciamo nessuna persona è solo il proprio reato, vuol dire che abbiamo in mente un'apertura di possibili, no? Di mondi possibili diversi. Quindi questa mi sembra una cosa molto importante. E l'altra cosa che mi verrebbe da sottolineare è lo studio come diritto. Il fatto di, anche se tu ci hai detto che è un diritto molto, come dire, sottoposto a stress, ecco, diciamo. Affievolito, affievolito. Ecco, però è importante, no, che una persona in detenzione si senta titolare di diritti. Una cosa che noi abbiamo molto verificato nei nostri laboratori, e ne parleremo la prossima volta, è che le donne, per esempio, fanno fatica a sentirsi titolare di diritti. E invece, a proposito di empowerment, lavorare su questo sarebbe importante. Perché è difficile pensare di governare la propria vita senza pensarsi titolari di diritto e di diritti. Quindi questo mi sembra un aspetto davvero, davvero importante. Se siete d'accordo, passerei la parola a Daniela Scusa, e a Anna. Susanna, solo Sì, una vada. domanda. Mi riferisco soltanto ai dati, anche se in realtà naturalmente tutto suscita molto interesse anche gli interventi precedenti. Avete chiarito il perché naturale, naturalmente, di questi scarsi numeri di donne. Io però, pensavo alla torta, che si riferiva agli ambiti di formazione e ho notato come quello più esteso sia riferito genericamente alle scienze sociali, che sono di solito ambito preferito dalle donne. Allora, visto che poi la presenza femminile è piuttosto bassa, credo che questo dovrebbe suscitarci, ecco, qualche riflessione. Ribadisco quello che diceva Susanna, a cui appunto aggiungo questa osservazione, che poi sono le storie delle persone quelle che ci chiariscono alcune scelte. Mi chiedo se nell'ambito del lavoro molto grosso che state facendo ci sono anche delle previsioni di ricerca in questa direzione, perché sarebbero molto interessanti. Addirittura mi viene da pensare, non conosco molto il mondo carcerario, che proprio il mondo carcerario, analizzato appunto attraverso queste linee trasversali che stiamo adottando, che state adottando nel vostro lavoro di ricerca, può essere così una modalità, un luogo, un contesto, ecco, che potrebbe allargare delle riflessioni anche esterne e più complesse esterne al territorio, ma anche molto utili per l'università. Ecco. Mi trattengo rispetto a tutto il discorso che avete fatto sull'empowerment, avrei qualcosa da dire, ma è un discorso immenso, quindi lascio stare. Grazie. Sarai nostra docente la settimana prossima, quindi Grazie. avrai diritto di parola ampiamente. Grazie. Allora, Daniela e Anna, ricordo per chi non ha sentito le presentazioni, un'esperienza nella carcere femminile della Giudecca di Venezia, un percorso
che è partito dal corpo femminile, sessualità e prevenzione, e ho poi sviluppato un intervento che ritengo molto interessante, per cui le ascoltiamo con piacere. Prego. Vi sentiamo? Non vi sentiamo ancora? Ora mi sentite? Perfetto, benissimo. Sì, vi parlerò di come abbiamo sviluppato, come è nato questo progetto. Il progetto è stato pensato verso l'inizio del 2018 e poi è cominciato qualche mese dopo, attivo proprio, abbiamo cominciato con le donne. Fin da subito abbiamo fatto un taglio di tipo sanitario perché io sono una ginecologa consultoriale e abbiamo proposto dei temi che ovviamente rispettavano la mia formazione. E i tre temi proposti erano sessualità, malattie sessualmente trasmesse e tumori con le loro prevenzioni. Che obiettivo mi ponevo o ci ponevamo? Si voleva fare, costruire ex novo un corso che avesse questa potenzialità di informare, di formare e di educare anche le persone che si sono raggruppate intorno a noi. Tenendo conto che la maggior parte di queste persone che hanno costituito il gruppo nostro erano prive di scolarità o comunque di una scolarità molto modesta. E Alcuni analfabete. sì. Addirittura. E oltretutto appartenevano la maggior parte ad etnie diverse, per cui dobbiamo tener conto anche delle culture di queste donne. L'obiettivo invece del corso era quello, di ricostruire la percezione del sé, e cioè essere donne. Cosa voleva dire essere donna? Cos'è una donna? Cosa rappresenta? Cosa sente di essere? Questo volevamo, questo. E il percorso che è stato fatto inevitabilmente passava anche attraverso il corpo della donna. Inevitabilmente, perché ovviamente del corpo dobbiamo tener conto e in modo molto forte è stato tenuto conto proprio nel nostro percorso. I temi, abbiamo detto, erano tre e abbiamo voluto cominciare con la sessualità. Cominciando proprio anche storicamente, volevo che le donne si ricordassero o comunque si apprendessero in quel momento che la sessualità nei tempi antichi, tra lineette tra l'altro, coincideva con la capacità delle donne di procreare. Quindi le donne in pratica servivano, questo erano il mezzo per fare dei figli. Quindi vivevano una sessualità molto, molto passiva in pratica, e per consuetudine, tra l'altro, la parola che ho sentito adesso nel coso precedente, nell'intervento precedente, è come se si adattassero da sempre per consuetudine a questo tipo di vita e di relazione coniugale. In pratica, il loro corpo serviva a cosa? Era un grosso contenitore per le gravidanze e inoltre era l'oggetto di piacere dei loro partner, non era altro. E questo lo avevo premesso in modo che le donne capissero che effettivamente questo tipo, questo modello di atteggiamento da parte del patriarcato, diciamo così,
era storicamente presente nel passato, però non tanto nel passato vero e proprio, perché se vogliamo guardarci intorno, anche nel nostro presente c'è in alcuni posti. E si menzionava per esempio l'imposizione del burka, tuttora attuale, che è nei paesi arabi, oppure alcune tecniche chirurgiche che si usano ancora adesso sulle ragazzine e che diciamo culturalmente era presente nei popoli africani e indiani, ma che in realtà statisticamente sappiamo che ancora tuttora si usano nei nostri paesi proprio, in Europa e in America. Quindi diciamo che la repressione della sessualità non solo è antica, ma è anche odierna, ed era bene che le donne le ricordassimo. Che cosa volevamo fare noi in sintesi? Volevamo far vedere che la sessualità non è questa, ma è un insieme di sentimenti, di emozioni, di ricordi, di fantasie e anche di aspettative, che sono tutte delle attività a livello cerebrale, a livello di testa, e che sono presenti in ciascuna di noi, tra l'altro, quindi anche nelle donne che avevamo nel nostro gruppo. Quindi, anche se erano prive di scolarità, però gli esempi che facevamo erano molto comprensivi, non c'era bisogno di essere acculturate per poter capire questa cosa. E anche diciamo il vocabolario che usavamo dall'inizio fino alla fine di tutto il nostro corso era la loro portata, e quindi bisognava adattarsi, in questo caso sì. Quindi bisognava vedere che la donna, tutto sommato, non era soltanto un serbatoio o oggetto di piacere del maschio, ma era anche un'entità pensante, aveva la possibilità di creare delle visioni, di avere delle scelte, di sentire. Ma sentire cosa? Sentire il proprio corpo, che è una cosa molto importante. Quindi donna pensante, umana pensante e fisicamente presente. In che modo? Cioè, effettivamente molte di queste attività cerebrali partivano da messaggi, si creavano da messaggi che arrivavano dal corpo. E allora facevamo degli esempi. Poniamo al caso una carezza. Ecco, quindi che cos'è? È un senso del tatto, no? Quindi si mette in, si accende in pratica questo senso, che manda ovviamente un messaggio al cervello, a quest'area, diciamo, che è in grado di produrre emozioni, sensazioni, desideri. E le donne capivano benissimo questa cosa, perché ci capita tutte. E lo scoprivano. E lo scoprivano. Lo scoprivano. Perché un conto è che la cosa capita ma non ci pensi, come nel loro caso. Un conto invece è raccontargliela. Succede questo perché, ragazze, voi pensate, avete una testa, non solo, dovete imparare soltanto a leggere i messaggi del corpo. Il vostro corpo, come quello di tutte noi donne, parla, manda messaggi, e questi messaggi devono essere interpretati, ma ciascuno di noi ha anche una testa per poterli benissimo metabolizzare e tradurre in azioni. Erano molto interessate, però si limitavano ad ascoltare. Era un gruppo molto compatto, queste ragazze erano circa 18 per essere, no? 18. Ecco, e la maggior parte di loro appartenevano a un'etnia completamente diversa, erano Rom, erano Sinti, erano nomade,
Quasi tutte straniere. Sì, quasi tutte straniere. Qualcuna Sinti era anche italiana o comunque viveva nel territorio. C'erano anche delle ragazze africane, ma il numero vero e proprio, insomma, era quello delle detenute Rom o Sinti o nomadi, perché sì, ci tengono, provenienti quasi tutte dalla Romania e Polonia. E Polonia, sì, giusto. Ecco, è ovvio che anche per quanto riguarda la sessualità, io abbiamo dovuto fermarci a un certo punto, perché a queste donne che affrontavano questo tipo di realtà per la prima volta, questi discorsi per la prima volta, non potevamo andare oltre e quindi parlare di sessualità nelle sue componenti, vale a dire l'eccitazione, l'orgasmo e quant'altro, cioè andare avanti praticamente con il significato di sessualità. Dovevamo fermarci perché c'era il pericolo di invadere privacy di questa donna. Teniamo conto che provengono da culture completamente diverse e molto molto radicate. Però abbiamo come si dice, aggirato questo ostacolo con il secondo argomento. Poi cerco di essere il più veloce possibile per lasciare lo spazio alla mia collega. Le malattie sessualmente trasmesse, che sarebbe stato il nostro secondo argomento, ha rotto molto di più il ghiaccio, perché inevitabilmente dovevamo parlare di rapporti sessuali, quindi lì non c'era da invadere una privacy, anche l'emotività, un'affettività, certo, naturalmente repressa. Certo, certo. Teniamo conto che sono donne che non volevano esprimersi fino a questo momento, donne che si sposano prestissimo, 13 anni, che vengono sposate, ecco, meglio dire, che passano da una realtà familiare a un'altra realtà gestita dal maschio e eventualmente dai parenti del marito, quindi suocera e suocero, eccetera, insomma, ecco. E non è che vanno a star meglio, anzi direi di no, nel senso che sono assolutamente represse, non hanno la possibilità di andare a scuola, non hanno la possibilità di una comunicazione privata con il marito, né di porre a lui determinate... Anche le giovani. Anche le giovani, certo. Giovani carine, apparentemente emancipate. Certo, tutto questo è venuto fuori un po' dopo, insomma, quando abbiamo affrontato questo nuovo argomento. E quindi praticamente non hanno la possibilità di ribellarsi, forse neanche la voglia, perché quelle sono le consuetudini, le tradizioni di... Sono comunità comunque molto, certo, chiuse. Sì, sì, sì. E in cui la donna tutto sommato non è che ha importanza, se non per quelle questioni che abbiamo visto anche prima. Ecco, l'uomo tutto sommato la considera suo territorio, la possibilità di avere figli e la possibilità anche di esprimere il suo potere di capo. È un suo territorio quello. Quindi lei deve ubbidire e a volte viene picchiata anche se non c'è nessun motivo, cioè no, ecco, e se non è per lei è magari la suocera che lo fa o trova giusto che venga fatta, perché la deve sottomettere anche lei. Comunque sia, questo argomento lasciava ampio spazio e noi eravamo molto curioso di vedere se ci sarebbero stati interventi. E da qua gli interventi sono cominciati, perché ovviamente innanzitutto era passato un po' di tempo da quando avevamo cominciato e quindi si era instaurata una maggiore... Due mesi. Ciò, ti pare. Certo.
percorso lungo. Sì, e quindi avevano cominciato, al di là di vederci spesso, ma anche di avere molta fiducia, c'era nessuna malizia in quello che noi dicevamo e anzi ci mettevamo sempre più alla pari con loro, proprio donne, donne, senza nessuna differenza. E lentamente nel tempo questa cosa loro l'hanno recepita benissimo proprio. Per cui hanno cominciato effettivamente a pensare ciascuna di loro alla loro storia familiare, quindi alle loro relazioni di donne coniugate, la loro relazione proprio di... Scusami, coniugate tra virgolette. Sì, perché nessuna era sposata. E là hanno cominciato con noi anche a porsi il problema di diritti nel caso di separazione. Certo. Di ripudio, perché il problema è molto forte anche in queste comunità. Sì. Sì, è vero. E quindi così praticamente, pensando anche alle loro storie, si sono fatte coraggio e hanno cominciato ad intervenire, si parlava di tante cose, cos'erano queste malattie contagiose. Erano delle malattie che contagiavano attraverso un rapporto sessuale. E quindi c'è da qua la curiosità effettivamente di una donna di sapere come se le prende, che quali sono i sintomi, sono curabili o non sono curabili, ci chiedevano, ti ricordi? All'OAPO abbiamo fabbricato un libricino molto piccolo, come se fosse un tascabile, ma che poi risulta esserci anche qua, perché poi abbiamo inserito tutto, ma comunque al momento l'avevamo formato con... piccolissimo, è proprio un tascabile con tutte le malattie, ovviamente le principali, non tutte, le principali, quelle che è obbligo quasi morale se non altro conoscere, e venivano elencate, c'era una piccola spiegazione per tutte, con la figura anche dell'agente patogeno che era bellissimo da vedere, perché nessuno si aspetta che un virus o un batterio sia fatto in quel modo. E quindi ha avuto anche successo quel libricino, come tutte le cose che noi diamo hanno molta importanza. Ecco, posso interromperci? Sì? La cosa incredibile è che attraverso la mediazione di documenti, diciamo, autentici, rappresentazioni scientifiche reali, proprio rappresentazioni appunto della fisico, dei genitali, eccetera, loro hanno cominciato comunque a parlare e hanno cominciato ad utilizzare nell'ambito del loro discorso termini assolutamente corretti. Quindi quel diciamo processo di apprendimento che comunque rispetto alla scuola non c'era stato, è cominciato invece ad avviarsi proprio a livelli molto alti, perché sentire una ragazza analfabeta e anche con problemi, diciamo, intellettuali, rivolgersi per esempio alla gente, parlandole in termini tecnici precisi dell'apparato genitale, questo faceva capire quanto la motivazione fosse altissima nel conoscere se stessi e il riconoscimento poi che veniva dato a lei e comunque al percorso che si andava facendo su di loro, ma con loro e finalizzato a loro. Non si sono sentite oggetto di un intervento più o meno, tra virgolette, colonialistico, perché insomma la distanza è enorme, evidentemente. Nessuna di loro, credo, nel gruppo aveva il livello di terza media, nessuna su 18. Quindi perché
tra l'altro, tutte quelle che potevano mostrare interesse, che erano state da noi coinvolte anche in altre azioni educative che andavamo facendo, tutte le altre, quando avevano saputo che il gruppo era costituito principalmente da Rom, Sinti e Nomadi, si erano sottratte con le diciamo, motivazioni più varie, fondamentalmente dicendo che loro queste cose le conoscevano. Ecco, quindi a maggior ragione ci ha colpito proprio questo riconoscimento che loro facevano rispetto a questo progetto che è stato costruito veramente attorno a loro, con loro, e guardando anche, permettendo a loro di guardarsi attorno a sé per capire che cosa poi aveva anche costruito la loro storia. Come è finita questo secondo argomento? Diciamo che siamo state molto contente perché le abbiamo viste più collaborative, ovviamente, le domande che loro facevano, i dubbi che esprimevano, erano buoni propositi, direi, veramente. E poi perché eravamo finalmente riuscite a portarle dove volevamo noi, cioè al riconoscimento di avere un corpo che affronta dei rapporti sessuali, ma c'è anche una testa che può scegliere se apprezzare o non apprezzare e non accettare soltanto come erano abituate a fare. Sono espressioni molto forti queste e anche molto importanti per noi che gestivamo questo gruppo, perché sono proprio questi gli input che noi cerchiamo di dare a queste donne, di farle arrivare a un grado di autonomia o di libertà in questo caso, proprio personale, personalizzata. E poi diciamo che anche scusami, una cosa Daniela, che no, scusami, che questa... Daniela, ci state in 5 minuti perché no, vorrei lasciare poi del tempo al confronto. Ah sì, allora preferisco che sia Anna ad andare avanti un pochettino. Ma non so. Scusami. A conclusione di questo secondo modulo, abbiamo deciso, proprio perché si era realizzata una comunicazione che si riteneva più positiva, cioè più attiva, abbiamo dato spazio a un tema che non era stato indicato nel progetto iniziale, ed è il tema della maternità. Daniela aveva fissato dei punti, degli argomenti che sono diventati la base di discussione del gruppo. A un certo punto, senza che noi poi ce ne rendessimo conto, ma quindi con estrema naturalità, sono subentrati i loro racconti della loro esperienza concreta, immediata, ma soprattutto i racconti della loro appartenenza comunitaria. È diventato quindi molto interessante ricostruire poi a posteriori, proprio con taglio antropologico che abbiamo dato, il filo di queste tradizioni, di questi riti che fanno la storia di queste donne. Questo taglio, sono proprio molto sintetica, d'altra parte avete il libretto con tutti gli elementi che appunto ne costituiscono la specificità di questo lavoro.
Ecco, ho perso il filo. Hanno ricostruito il filo. Ricostruito il filo del loro percorso, ma il taglio che abbiamo dato, che è stato concordato con loro, tra l'altro, nelle letture, il taglio che abbiamo dato antropologico ha costituito, secondo me, una opportuna distanza tra il loro personale vissuto, che era un vissuto recluso nella loro comunità, un vissuto che rispondeva a delle leggi arcaiche molto spesso, e invece uno spostamento nel tempo e contemporaneamente il riconoscimento di un filo che appartiene a tutte le culture, che appunto secondo me ha consentito in realtà proprio anche da parte loro quella distanza emotiva per cominciare a elaborare un interrogativo su di sé e sul sé rispetto al futuro fuori dal carcere e fuori dal carcere rimane un grosso problema, vista per esempio la recidiva che c'è indubbiamente proprio per questo tipo di popolazione, ma soprattutto quello che ci dice anche l'impegno sociale, politico che noi, su cui noi dobbiamo investire, lo spostare, il proiettarsi nelle proprie figlie. Una espressione ricorrente che usavano: quello che noi facciamo, quello che noi abbiamo appreso, lo dobbiamo comunicare alle nostre figlie perché non sia così. E questo sia le più anziane, figlie o nipoti, perché alcune erano nonne, anche giovani, ma anche appunto le più giovani, che sapevano che probabilmente una loro rivolta sarebbe stata molto limitata e comunque anche probabilmente fonte di ulteriori frustrazioni, di pericoli a cui andare incontro, ma credevano nella scuola, soprattutto nella scuola. Ecco, allora, e voglio chiudere perché nel materiale che abbiamo messo ci sono anche degli spunti di valutazione su cui, diciamo, per i quali si entra nel merito del progetto, dei suoi delle sue problematiche, i punti di debolezza, i punti di forza. Voglio soltanto dire una cosa che invece appunto nella valutazione non avevo toccato e che mi pare importante. Bisogna assolutamente, noi siamo un'associazione, due persone che volontarie di una piccola associazione di volontariato. Questi progetti che creano oggettivamente, sono nell'ottica dell'empowerment, anche se non hanno usato tecniche, per esempio, specificatamente puntate sulla autoformazione, hanno un valore solo se viene ricollocato il progetto stesso nell'ambito dell'area educativa e solo se c'è un rapporto coordinato, costruito attorno alla scuola. Alcune di queste ragazze andavano a scuola, ma in maniera saltuaria, non lo sentivano come un diritto. Mentre hanno acquisito il diritto di conoscere il proprio corpo, di servirsi, per esempio, di servizi sociali in caso di necessità, anche se la geografia dei servizi sociali, secondo me, territoriali, rimaneva del tutto vaga. Ecco, io credo che per superare questo e per dare, come dire, per mettere implementazioni di questi progetti, ci deve essere una ricollocazione dell'area educativa nell'ambito
dell'organizzazione carceraria e soprattutto un coordinamento con la scuola. Altrimenti queste iniziative vanno perse, c'è uno spreco tra l'altro di energia. La loro desiderante, perché desideravano, quando io ho presentato, quando abbiamo presentato, abbiamo pubblicato il fascicolo del racconto a parte, l'abbiamo dato alle ragazze del carcere. Quando l'abbiamo presentato, le ragazze cercavano le miniature che avevamo inserito col loro nome vicino, perché riconoscevano il racconto. Questo ha determinato da parte delle altre amiche che erano intervenute, e da c'erano almeno 35-40, quindi mezza popolazione carceraria della Giudecca, aveva suscitato, come dire, il desiderio di raccontare, perché si ritrovavano appunto in questo che comunque era stato un percorso di apprendimento. Ecco, che questa iniziativa rimanga isolata e che confidi soltanto su risorse interne è paradossale. D'altra parte, un'associazione di volontariato soltanto casualmente è in grado di elaborare un progetto così, insomma, perché sono richieste delle professionalità enormi e anche una capacità di comunque individuare risorse eccetera attorno, che non è facile. Per cui, ecco, a me piacerebbe che ci fosse da parte di questo progetto, insomma, ci fosse da una parte un lavoro sulla formazione dei volontari, ma dall'altra parte anche, come dire, un progetto, un'iniziativa, insomma, politica, tra virgolette, che mirasse a creare, perlomeno in quelle situazioni dove ciò è possibile, penso che per esempio la Giudecca sia possibile, un'altra situazione proprio da un punto di vista istituzionale, perché non si regge altrimenti. Ecco, e poi appunto l'importanza di questo comunque approccio pedagogico che ci ha accompagnato anche in altre azioni educative. Ultima cosa e chiudo: personalmente io ho provato un grande piacere a lavorare con queste ragazze, che ritengo molto più, comunicanti e molto più reattive e gratificanti di altri gruppi o sottogruppi, probabilmente perché la loro cultura sociale principalmente permette, quando la comunicazione, la relazione è buona, permette comunque la realizzazione di una dimensione gruppale che è fondamentale per incrementare la qualità del lavoro stesso. Stop. Guardate i documenti che abbiamo. Grazie tantissimo a Daniela e Anna. Io ho avuto l'occasione di ascoltare la presentazione di questa loro esperienza a Venezia e mi è piaciuta subito, intanto perché, la faccio breve, mi sono proprio risuonate delle cose rispetto all'esperienza che avevamo appena fatto noi, e ne sottolineo una tra le tante, e cioè il fatto che una grande opportunità di questa modalità di momenti di formazione, di autoeducazione, è proprio quella di costruire un contesto che è un contesto relazionale caldo, no? Quando voi dicevate, insomma, alla fine si è costruita una relazione tra donne, questo è importante, e che è un contesto relazionale in cui le donne si sentano sicure. Sottolineo molto questo aspetto,
sicure nel senso che c'è confidenzialità, nel senso che c'è rispetto e nel senso che questo contesto le aiuta a sentirsi protagoniste, no? Quindi torna indietro, secondo me, è uno degli effetti che è molto importante nel lavoro di empowerment. Ma poi mi era piaciuta soprattutto per questa dimensione di mettere al centro il corpo delle donne. E quando parliamo, no, di consapevolezza di sé, ma anche quando parliamo di accrescere la nostra capacità di scegliere, partire, no, dal nostro corpo perché lo conosciamo, perché lo amiamo, e perché, come dire, siamo in contatto, no, con questo corpo, mi è sembrato da subito un aspetto molto, molto importante. Adesso mi piacerebbe che scambiassimo un po' di cose anche su questa esperienza. So che c'è qualcuno che ha chiesto di parlare, mi pare Manuela, e chiederei a Leonardo di darle la parola, quindi di darle la possibilità di intervenire. Io metto solo una domanda e poi mi taccio. È molto interessante in queste esperienze formative di empowerment il fatto che le donne vedano se stesse da un punto di vista magari inedito, cioè si guardino, no, da un punto di vista che prima non avevano adottato. Questo è importante. La domanda importante che ci siamo fatte anche noi è: questo sguardo nel momento in cui le cose vanno bene, e quindi questo sguardo extraordinario su di sé accade, no? E questo è un obiettivo. Che cosa succede di questo sguardo? Dove va a finire una volta che le donne tornano nei loro contesti di vita, che sono i loro contesti in cui quindi loro si sono formate e anche affermate, ma sono anche dei contesti che sono dei potenti vincoli, no? Come il contesto che avete descritto voi, che sono dei potenti vincoli rispetto alla libertà di scegliere poi delle donne. Che cosa succede da questo spiazzamento, che a volte anche grazie a noi accade, e quindi apre a dei possibili, no? Perché è una novità, è uno sguardo nuovo. Che cosa succede a tutto ciò nel momento in cui si ritorna lì, nei propri contesti? Perché questa è una domanda difficile, secondo me, un interrogativo difficile da porre ai nostri modi di lavorare, ma un interrogativo necessario. La butto lì, e la butto lì come domanda a voi, ma che è una domanda anche a noi rispetto alla nostra esperienza. Ora però direi che se Emanuela ha avuto la possibilità di parlare, le darei la parola. Fatemi sapere qualcosa di questo. Grazie, io provo a parlare, mi sentite? Sì, non ti vediamo, ma ti sentiamo. Sì, io chiedo scusa, ma ho un po' di difficoltà con l'online, quindi adesso provo anche ad accendere la telecamera, ma non so bene come si fa, né quindi... Però non posso rubare anche troppo tempo, quindi se per caso posso parlare senza, perché non capisco come si fa a accendere. Adesso non ti sentiamo più, però. Vabbè, insomma, comunque. Ecco, intanto ti sentiamo, ecco. Va bene, da pazienza non ti vediamo, importante ascoltarti. Ah, ecco perché mi sta condividendo adesso, chiedo scusa, non era colpa mia. Allora, intanto grazie, interventi molto interessanti naturalmente, in particolare questo sul corso alla Giudecca di Venezia mi ha veramente molto, molto colpito. Le domande sarebbero due, se posso, e se non è troppo, come dire, esagerato intervenire con due domande, perché molto interessante l'aspetto della partecipazione sia ai corsi, quindi parto prima dall'intervento di Romano e gli chiederei sostanzialmente rispetto alla torta delle facoltà preferite dagli studenti,
L'ho trovata molto interessante perché io insegno teorie e modelli dell'educazione permanente all'Università di Bologna, quindi sono un docente universitario. Noi abbiamo un ottimo rapporto con il nostro polo carcerario, abbiamo una convenzione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna e quindi stiamo già facendo qualcosa. Però non abbiamo ancora fatto ricerche, diciamo, un po' più approfondite. Quindi la domanda è molto personale, ma magari poi in privato, insomma, le chiedo anche qualcosa in più perché lei è molto ferrato in questo settore. Dicevo, le aree pedagogiche, no, le aree umanistiche, meglio, le aree umanistiche, area letteraria, nello specifico quelle che vengono indicate, l'area psicopedagogica, l'area politica e sociale, vengono scelte con preferenza. Mi chiedo anche, in modo autocritico, appunto perché sono un docente, non sarà anche perché le nostre facoltà, che non si chiamano più facoltà, le nostre lauree, i nostri corsi, vengono percepiti come un po' più semplici e quelli in cui si può avere una maggiore facilità di accesso, punto di domanda, è molto critica, mi rendo conto, ma è critica anche nei nostri confronti. Può essere questa una delle possibilità? Invece passo subito, faccio solo questa domanda per non prendere troppo tempo. Invece la seconda domanda, per la presentazione davvero molto interessante di Daniela Bertoldini e della sua collega. Quante ore, non è stato detto il corso di quante ore, si è parlato di più di 2 mesi, ma quante ore e con che regolarità all'interno della settimana o dei mesi per avere una quantificazione? E sotto domanda, vi siete chiesti perché, vi siete dati una risposta sul perché, quando avete proposto il corso, hanno partecipato soprattutto le donne Rom Sinti e avendo partecipato loro, si è esclusa tutta, una fetta di popolazione di altre detenute. Avete cercato di indagare il perché, lo possiamo forse intuire, ma, questo è molto significativo perché prima si è parlato della solidarietà all'interno del carcere, ma mi pare di vedere che invece qui non c'è stata solidarietà perché una certa parte di popolazione femminile non ha creato una sorta di sorellanza, ma hanno detto: va, se ci sono loro, ci vanno loro, non ci andiamo noi. Non vorrei aver semplificato troppo, però mi sembra molto interessante e grazie davvero per questi interventi. Grazie Emanuela. Allora prima la parola a Carlo Alberto, poi a Daniela Anna. Grazie per la domanda, molto interessante e pertinente. No, io tenderei a escludere che sia una scelta di comodo, semmai la comodità è nell'individuare corsi di studi di concreto accesso. È ovvio che immaginarsi percorsi di studi in lauree magistrali in medicina o in biologia, dove c'è una componente laboratoristica accentuata, sia un po' complicato. E quindi tende da una sorta di selezione su questo. L'area umanistica, devo dire che è molto preferenziata per scelta degli studenti, ma anche perché c'è una vocazione specifica dell'area umanistica verso il carcere. Cioè, tendenzialmente i docenti delle aree umanistiche sono quelli che guardano al carcere con minor diffidenza, magari hanno già fatto delle iniziative, magari si sono fatti conoscere, c'è stata qualche interazione precedente, come dicevo, c'è l'insieme di quegli elementi che combinati costruiscono poi il percorso e quindi si creano delle liaison che poi fruttano iscrizioni ai corsi di studio e seguimento degli studi. Quindi non vedrei una scelta di comodo rinvenendo in questi indirizzi una maggior facilità di accesso, quanto piuttosto un'interlocuzione magari già avviata, già sentita come consolidata e nella quale studenti e docenti si trovano maggiormente a loro agio. Chiudo dicendo che qualche percorso, qualche strumento di empowerment andrebbe fatto anche ai colleghi docenti, perché spesso qualche resistenza sul carcere viene proprio dai colleghi docenti. Ma chissà, ma cosa mi succede? Vabbè, lasciamo stare le banalità.
laddove si riesce a capire invece in che percorso concettuale, strutturale, procedurale si inserisce questa proposta e questa offerta, si capisce che si fa una cosa che non è strampalata, non è fuori dal mondo e anzi, a mio modo di vedere, è estremamente utile, poi si abbattono molte resistenze e si finisce per lavorare bene. Quindi qualche elemento di rinforzo sui colleghi forse andrebbe fatto. Grazie. Daniela, Anna? Non vi sentiamo, microfono. Non sentiamo ancora. Si può attivare il microfono di Daniela? Eccolo qua. Ecco. Eccoci, ci siamo. Adesso è stato riattivato l'audio, sì. Per la prima domanda che è stata posta, e cioè quanto è durato il corso è durato 4 mesi con un incontro settimanale. E l'incontro settimanale deve rispettare le ore che ci consentono di restare dentro e quindi durava due ore e mezza, ecco, non potevamo fermarci di più, però c'era tutto un contorno, cioè non è che noi andavamo soltanto quelle 2 ore, c'è tutto un lavoro interno. Anna in quel periodo era lì quasi tutti i giorni, io in molti periodi 3 volte alla settimana. Serviva questo per costruire all'inizio il gruppo anche, perché nulla è facile, bisogna farsi conoscere, cominciare ad avere un po' di confidenza, trovare la chiave giusta per vincere le resistenze che ci sono normalmente. Noi siamo delle esterne, in fin di conti poi usciamo. E anche, scusa, banalmente per ricordare loro che il giorno dopo ci sarebbe stato l'incontro, che avevamo trattato quell'argomento la settimana precedente e che invece il giorno dopo avremmo parlato di quello. Quindi sì, c'è necessità di superare per esempio quella mancanza di memoria o comunque quella memoria debole, quella demotivazione che li porta non per dispetto, ma proprio per un fatto loro biologico a dimenticare che c'è quell'appuntamento. Il fatto che poi dopo poche settimane fossero puntuali, arrivassero puntualissime, loro comunicassero alle compagne per esempio che noi avevamo iniziato la lezione, che venissero col quaderno che avevamo dato loro e così via, è stato proprio il risultato di un percorso di loro autoformazione, insomma, perché rispettare le regole per loro è rientrato in quel processo appunto di apprendimento a cui non erano state educate e che il carcere peraltro di certo non contribuiva a recuperare o a creare. Comunque quello che volevo dire è che tutto sommato non è che ci vedevano soltanto per quelle 2 ore, c'era tutto un grosso lavoro che veniva fatto anche nei giorni precedenti e quelli seguenti. Per esempio abbiamo stampato, ho fatto stampare anzi delle locandine che erano bellissime tra l'altro, anche molto studiate per i colori perché bisognava tirare. E qui all'inizio facevamo tutto noi, la professionista. Sì, certo, ma attaccavamo più o meno, ecco, ma poi mano a mano erano le ragazze stesse che si occupavano a darci una mano ad attaccare dappertutto, in tutto il percorso dei corridoi, e anche le agenti ci hanno aiutato moltissimo. Per esempio, avevamo fatto in modo per facilitare di avere il gruppo tutto riunito e anche giusto come orario, insomma, puntuali.
avevamo fatto un elenco di persone e dato l'elenco volta per volta alle sorveglianti in modo che magari ci aiutassero ad andare a recuperare le ragazze, perché ovviamente alcune lavoravano addirittura, quindi bisognava anche tener conto di questo. E quindi siamo state aiutate anche da tutto un lavoro che veniva fatto nei giorni precedenti, insomma. Non è stato neanche tanto facile farlo, perché abbiamo avuto bisogno di una professionista che stampasse, che utilizzasse... Che progettasse. Sì, che progettasse i disegni e studiasse i colori. E devo dire bravissima, perché in effetti le abbiamo tenute perché erano proprio belle. E la stampa di cartoline per ricordare quel giorno e l'argomento, cioè tanta roba, tanta roba. Se si vuole avere un gruppo e tenerselo stretto, anche se tutto sommato alla fine ci venivano proprio volentieri e collaboravano tranquillamente, bisogna guadagnarselo in un certo modo. Però non è stato tantissimo difficile, perché dopo i primi, a parte che eravamo in carcere già da tanto tempo, ci conoscevano, ma in ogni caso dopo i primi diciamo appuntamenti che abbiamo avuto stabiliti, eccetera, tutto sommato venivano spontaneamente, anzi, insomma, tant'è vero che molte di loro volevano ripetere il corso anche l'anno dopo, perché nel frattempo alcune se n'erano andate, uscite, ovviamente finita la pena, ma ne erano entrate altre giovani e che avrebbero avuto piacere di fare la stessa esperienza. E purtroppo qualcuno è rientrato. Succede che recidivano una volta fuori. Altra domanda era... cosa succede quando sono fuori? Ce la siamo posta anche noi questa domanda, e più di qualche volta anche, perché avevamo fatto un lavoro grosso e dispiaceva a tutti che andasse persa questa cosa. Io non credo che sia andata persa. Ovvio che rientrate nella loro comunità, alcune devono essere sottomesse a quelli che sono magari i loro piccoli comportamenti, che le riportano dentro un'altra volta con la stessa pena, con lo stesso reato, tra l'altro. Venite molto più pesantemente. Sì, e beh, c'è un crescendo. Certo. E quindi ce lo siamo poste anche noi. Io sono convinta che non è andato perso. Forse quelle che avevano una certa età, sui 40 anni, già tanti figli, alcuna ne aveva 8, eccetera, non hanno il coraggio di... restano praticamente attaccate al loro passato, c'è poco. È difficile che ci sia, ma ce lo dicevano, difficile che loro accettino, ma non solo, adottino un comportamento completamente diverso. È troppo tardi per ribellarsi, sono profondamente radicate alla loro cultura, però loro dicevano che le avrebbero trasmesse per l'importanza degli argomenti nostri e soprattutto della prevenzione, proprio della prevenzione, dove abbiamo battuto tantissimo veramente, insegnando loro dove erano i servizi, cosa erano i servizi gratuiti, insomma, non solo, e abbiamo dispensato anche un sacco di informazioni scritte su questa cosa qua. E quindi no, non è andato perso. Posso aggiungere? Perché... Se ho interpretato la domanda, appunto era una domanda che era anche in quello che... un interrogativo che mi sono posta, che appunto... Ciao! Daniela ha espresso. Ecco, io credo che... noi possiamo fare, dobbiamo fare quello che è possibile fare. Al di là di quello che trovano fuori. Io non limiterei l'intervento al fatto che quando escono
si trovano in una situazione, ripiombano nella loro situazione di partenza, perché altrimenti non andiamo peraltro fuori. Io credo invece che quello che possiamo chiedere, appunto, ed è un discorso di politica sociale, è che in qualche maniera scuola, servizi sociali, territorio abbiano una, come dire, visione pedagogica, un approccio pedagogico, un coordinamento, riescano a coordinare azioni pedagogiche rispetto a questa fascia di popolazione con cui dobbiamo fare i conti. Questa fascia di popolazione è difficile pensare che sia, come dire, integrabile con un discorso di recupero all'interno del carcere, anche se per molti di loro il carcere comunque dà delle opportunità. Per qualcuno di loro l'hanno detto, c'è anche nella trascrizione che abbiamo fatto dei loro racconti, l'Aurora ha dichiarato che aveva fatto un'esperienza di libertà parità. Ecco. Riprendo questa cosa che tu dici, ci stiamo avviando alle 19:30 e quindi dobbiamo chiudere, però quest'ultima cosa mi sembra molto importante, cioè noi facendo in carcere un lavoro di self-empowerment, effettivamente non abbiamo la possibilità di vivere con le persone anche quella fase che è la sperimentazione del cambiamento, no? Perché le perdiamo poi, no? In ogni caso, quindi non abbiamo quella verifica lì. Però abbiamo, come dire, la possibilità di fare con loro un'esperienza che sia il più possibile autentica. Intendo con questo aggettivo, che mi rendo conto è un aggettivo un po' difficile, no? Anche da definire, ma un'esperienza autentica che cioè sia, diciamo, un'esperienza vera dal punto di vista relazionale. Io penso che il gruppo sia molto importante, no? Da questo punto di vista, il gruppo che comunica al proprio interno e il gruppo che riconosce le singole, no? E che riconosce la parola delle singole. E quindi che questi percorsi formativi siano non tanto una formazione delle parole, delle cose che passano, ma un'esperienza, quindi il laboratorio come esperienza, che poi ognuna si porterà dietro a seconda delle sue intenzioni, possibilità della sua vita, ma che nel momento in cui avviene sia un'esperienza che, come dire, lascia una traccia perché si iscrive in ciò che la persona ha vissuto. Credo che questo sia un po' la scommessa, e l'altra cosa sia quella di esprimere fiducia nella soggettività. Io penso che questo sia, come dire, una postura nostra, no? Fondamentale, quella di esprimere fiducia nella soggettività delle persone e di costruire un contesto in cui si possa fare questo tipo di esperienza autentica. Credo che questo sia quello che possiamo dirci in termini di valutazione, no? Di questo tipo di esperienze. Non so se qualcuno vuole ancora aggiungere qualche battuta, rubiamo 5 minuti all'orario. Micaela? Volevo dire sì una cosa, perché si attacca a quest'ultimo intervento. Sono d'accordissimo con te che l'esperienza comunque dentro rimane. Però mi viene anche da dire questo, avendo sentito prima l'intervento di Romano, insomma, ci sarebbe forse anche da pensare, visto che noi come gruppo abbiamo lavorato tanto sui transiti e Roberto Bezzi di Bollate diceva, in fondo quando escono dal carcere, che siano Rom, Sinti, eccetera, c'è da tutelare questo transito dal carcere al rientro nel loro contesto di appartenenza. Io credo che forse però ci sarebbe anche un po' da investire a livello politico, sociale, territoriale, comunale, per allora un empowerment che sia di territorio, e quindi capire, per esempio, questa ragazza, anche fosse una sola ragazza che esce, che ha fatto questo laboratorio con loro molto bello, eccetera.
Non so, penso a Milano, la Casa della Carità, Don Colmenia, che lavora tantissimo con i Rom e un progetto di inserimento abitativo facilitato. Si potrebbe però allora fare una mappatura anche proprio a livello di ricerca, e qui lancio il progetto anche a Romano, di capire, una volta che le persone che hanno vissuto esperienze pratiche di questo tipo, che cosa però il territorio offre per continuare, no, questo percorso, processo di self-empowerment? Perché pensare che magari alcune di queste potevano essere inserite in soluzioni abitative facilitate, e quindi, come dire, riallacciare la storia con la propria comunità di appartenenza in maniera un po' più graduale, avere allora anche il tempo di lavorare con la comunità di appartenenza per capire che cosa è stato fatto con queste ragazze, perché altrimenti rischiamo sempre un po', forse in Italia, io non conosco altri contesti come lavorano su questo tema specifico, di fare cose belle, interessanti, però poi quando queste che lavorano sicuramente dentro, e sono d'accordissimo con te, Susanna, però forse ci vuole anche un tassellino ulteriore, e forse fare una mappatura, lo si potrebbe fare a livello di ricerca. Anche per un altro discorso, e poi vi taccio subito, quando prima si diceva molto ed è dovuto, il romano diceva la casualità, il caso, la persona giusta, al momento giusto. Forse sarebbe interessante mappare anche qui a livello di ricerca le varie esperienze che sono state fatte in atto, collaborazione università e carcere, per capire come ci si è mossi, quali sono stati gli anelli importanti da contattare, per non lasciare sempre un po' tutto al caso. Grazie Michela, io penso che questo rilancio a proposito di contesto, no? Questo rilancio sul contesto generale, sul contesto sociale, ancora una volta sottolinea questo fatto che facilitiamo davvero empowerment se stiamo nei contesti, ma non solo nel contesto ristretto del carcere dove facciamo i laboratori, ma come dire, nei contesti di vita delle persone. E tra l'altro accolgo questa cosa che tu dici anche un po' in un'altra direzione, perché anche nel primo incontro era venuto fuori questo discorso del facciamo rete, cioè era venuto fuori questo discorso del non solo facciamo rete nei territori, ma facciamo anche rete tra di noi, come dire, mettendo insieme, mettendo in comunicazione questo tipo di esperienze che stiamo facendo dentro. Anche perché da questo confronto vengono fuori poi queste linee di sviluppo del lavoro e dell'intervento. Quindi non solo non stiamo chiuse nelle celle, ma non stiamo neanche chiuse solo nella nostra singola esperienza. E a me piace pensare che poi alla fine di questo percorso, questo stimolo del fare meglio rete, riusciamo a tradurlo in qualche maniera. Io credo siamo arrivati alla fine del nostro tempo e voglio ringraziare davvero tutte e tutti, i relatori e anche i partecipanti. È stato secondo me molto, molto denso e molto interessante, e credo che alla fine possiamo dire che siamo entrati, no, in maniera abbastanza, significativa in questa prospettiva dell'empowerment. Ricordo che il prossimo incontro è tra una settimana, mercoledì prossimo, e in quell'occasione leggeremo la possibilità di fare empowerment attraverso la pratica autobiografica, cioè quindi andando a pescare le proprie competenze e i propri punti di forza nella propria storia di vita, perché questo è l'altro pezzo importante che ci porterà poi a settembre a sperimentare i nostri laboratori. Grazie nuovamente a tutti, vi invito ad andare a vedere nella cartella Drive tutti i materiali.